In Sardegna per gli incendi, incessante il lavoro che prosegue anche in queste ore dei soccorritori, dei vigili del fuoco Canadair, non solo italiani che sono arrivati in quell'area della Sardegna che brucia a fronte del fuoco che in alcune zone è sotto controllo. Ora andiamo a fare il punto in diretta con la nostra Alessandra Tropiano. Alessandra. Sì, assolutamente Fabio, come hai detto, per fortuna i roghi sono sotto controllo, le città in realtà si stanno piano piano ripopolando, ecco, dei loro abitanti che sono stati evacuati. Noi siamo a Tres Nuraghes, qui non c'è stata l'evacuazione della popolazione, ma le fiamme comunque sono arrivate molto vicino al centro abitato, fiamme che hanno distrutto un po' tutto quello che incontravano, coltivazioni, campi, allevamenti e addirittura poi edifici. Questo è il bilancio, insomma. Rientriamo noi in attesa di capire se riusciamo a ripristinare il collegamento. Voglio farvi ascoltare la voce del prefetto di Oristano che parla soprattutto della situazione che riguarda la popolazione e poi ancora il bilancio dei danni è provvisorio ma ingente. Sentite. Intanto vi farei la conta che c'è stato nessun morto, nessun ferito se non un vigile del fuoco, e questo diciamo, per chi deve coordinare i soccorsi e non solo per tutti è veramente vuol dire che siamo stati comunque sufficientemente bravi e secondo me sono stati bravissimi tutti quanti, i vigili del fuoco, la forestale, i sindaci, anche la popolazione che ovviamente ha dovuto accettare di essere evacuata. Così il prefetto. Alessandra, rieccoci da te. Sì, rieccoci Fabio, qui c'è molto vento come puoi vedere e che quindi darà ovviamente anche problemi al nostro collegamento, vento che però fa paura, spaventa la protezione civile che è in massima allerta perché proprio a causa del vento le fiamme ieri hanno distrutto interi terreni e città, viaggiavano davvero a una velocità mai vista, così ci hanno riferito i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in diverse cittadine, non solo qui a Tres Nuraghes ma anche a Cuglieri, insomma in varie località della zona. Per ora sono 20.000, oltre 20.000 gli ettari di terreno andati in fumo a causa di questi incendi che si stanno cercando di spegnere. Al lavoro, come hai detto, i Canadair, non solo italiani, sono arrivati aiuti anche dall'Europa, in particolare dalla Grecia e dalla Francia. È stato dichiarato ovviamente lo stato di emergenza e ora si farà la conta dei danni, perché abbiamo un po' sentito durante questa mattinata ci sono tante persone che davvero non hanno più nulla, sia a livello lavorativo che intere abitazioni sono andate insomma a fuoco. Noi vi aggiorneremo, continueremo ad aggiornare. Monitoriamo la situazione insieme a voi lì nello studio. Bene, così in Sardegna. In...